Dalla grotta
regina degli angeli. O regina degli angeli, gran madre di Dio, e prega il tuo figlio che ci usi pietà, che ci usi pietà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina degli angeli, o Regina degli angeli, gran Madre di Dio, te prega il tuo figlio che ci usi pietà, che ci usi pietà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina degli angeli, o Regina degli angeli, gran Madre, che ci usi pietà, che ci usi pietà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La morte. Amen. Regina degli angeli, o Regina degli angeli, gran Madre di Dio, e prega il tuo figlio che ci usi pietà, che ci usi pietà. Fate girare qua, sto girando verso il mondo. Evviva Maria! Evviva la Regina degli Angeli! Maria, Madre di Dio e Madre nostra. O Regina degli angeli, gran Madre di Dio, te prega il tuo figlio che ci usi pietà, che ci usi pietà. E viva Maria! Bene, cari fratelli e sorelle, alle ore 22 del 4 agosto, dopo due giorni in cui la Madonna è stata nel paese, nel cuore della città di Cassano, ha percorso tutte le sue strade, è stata pregata, applaudita, guardata, ammirata da tanti piccoli e grandi. Siamo qui al termine di questa processione di ritorno e innanzitutto un pensiero di ringraziamento
ringraziamento tutto al Signore e alla Vergine che anche quest'anno ci ha concesso di fare questa festa, di celebrarla in modo solenne. E anche dobbiamo essere grati perché il tempo è stato favorevole. Sapete che in questi giorni in altre parti d'Italia il tempo è stato inclemente, talvolta proprio tempestoso. Invece qui, tutti i giorni della festa, abbiamo avuto il bel tempo. Questo è un dono di Dio. Veramente dove il ringraziamento al Signore, alla Vergine Santa, un ringraziamento va a tanti, perché se la festa è ben riuscita si deve all'impegno di tante persone, delle autorità ecclesiastiche, dei parroci. Salutiamo Don Nunzio e un saluto a Don Nicola, parroco della Madre delle Grazie, che proprio oggi la Madonna della sua chiesa lui sta a letto con la febbre, purtroppo delle cose, e quindi la sofferenza. Quindi una preghiera facciamo anche per Don Nicola Boccuzzi. Un ringraziamento va naturalmente al comitato, tutto il comitato festa, ma accanto al comitato festa tante altre persone. E io vorrei esprimere un ringraziamento particolare al terzo ordine agostiniano che è qui presente, non soltanto perché ha partecipato alla processione, ma perché per i 10 giorni della novena e anche prima, dalla mattina alla sera, ha avuto un impegno notevole perché la Madonna fosse seguita, pregata, meritata. Quindi merita veramente un'attenzione e un ringraziamento particolare a tutte le consorelle del terzo ordine agostiniano. Poi vorrei esprimere, come priore che accoglie la Madonna qui nel santuario, in nome degli agostiniani, anche un augurio. Quest'anno, voi lo sapete, è l'anno che l'arcivescovo ha dichiarato come anno splendore della speranza, e ci ha indicato la Pentecoste come punto ultimo di riferimento della quinta tappa, la Pentecoste nella quale la piccola Chiesa e gli Apostoli con Maria vincono le paure, illuminate dallo Spirito, vanno verso il popolo ad annunciare che Gesù è risorto. Ebbene, in questi giorni la Madonna degli Angeli è scesa nella città. Voi avete aperto le porte della città, il Signore ha consegnato le chiavi della città, ma tutti quanti voi, tutti gli abitanti, avete aperto le vostre case, il vostro cuore, che è quella la casa più importante, per accogliere il messaggio che ci viene da Maria, un messaggio che il Papa dice: lei è la madre della fede, donna di fede, e quest'anno in modo particolare donna di speranza. Non tutti quanti noi, ricevendo questo messaggio, la fede della nostra anima e la speranza. Il mondo ha bisogno di cristiani che siano portatori di speranza, che la speranza insieme alla fede dà forza, dà coraggio, dà quella energia di superare tutte quante le difficoltà. Allora tutti quanti noi dobbiamo impegnarci ad essere con Maria, madre di speranza e portatore di speranza. Diciamo insieme: Maria, madre di speranza, prega per noi. Maria, madre di speranza, prega per noi. E adesso quelli che hanno le immaginette, mezzi e punti ce l'hanno, facciamo insieme la preghiera alla Madonna degli Angeli, tutti insieme. O Regina Augusta degli Angeli e nostra dolce sorella nella fede, nella tua grotta di Cassano delle Murce, avvolgi con il tuo sguardo materno tutti noi che con fiducia ricorriamo a te. Siamo peccatori ma figli tuoi, ottienici i doni di grazia necessari per la nostra salvezza, guidaci nel cammino della vita,
è la strada del Vangelo, donaci la certezza che ci sarai accanto con amore di madre nel momento della morte, così insieme agli angeli e ai santi ti benediremo in paradiso e con te loderemo il Signore per sempre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso facciamo il canto di ringraziamento e lo vorrei fare invitarvi. Canteremo le prime strofe, poi diciamo insieme il Padre Nostro e poi l'Alleluia. Sarebbe bene, come segno di fraternità, di comunione, di fratellanza, di darci la mano. Quindi datevi la mano insieme e cantiamo insieme. Ti ringrazio, oh mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu nutri per me. Quando il cielo si tinge d'azzurro, io ti penso e tu vieni a me. Non lasciarmi vagare nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà. Datemi la mano, l'Alleluia, no, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Alzate le mani insieme. Alleluia, oh mio Signore. Alleluia, oh Dio del cielo. Alleluia, oh mio Signore. Con voi e per intercessione della Madonna Santissima, Regina degli Angeli, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, benediciamo il Signore e diamo grazie a Dio. Un applauso a Maria e viva Maria! Conservate il suo amore, il suo esempio e la sua benedizione e portate questa benedizione nelle vostre case e che questa benedizione sia segno di serenità, di pace, di gioia e di amore. E mentre la Madonna rientra facciamo insieme un canto di gioia molto semplice, possiamo fare tutti quanti. Alleluia, alleluia, alleluia.